Si chiama Su Yun, è una persona cinese che vive in un villaggio vicino a Kunming, ci troviamo in Cina, provincia dello Yunnan. Questa persona ha comprato quello che era stato fatto credere fosse un cucciolo di mastino tibetano, quindi un cane. In realtà era effettivamente parlando un orso in piena regola. Dopo 2 anni, infatti, hanno scoperto che si trattava, ripeto, di un orso, peso 114 kg, cammina su due zampe. La proprietaria è rimasta molto sbalordita dal fatto che questo animale aveva un appetito veramente incredibile, barra totale. E pensavano tutti quanti, non soltanto Su Yun, ma anche la famiglia, di aver adottato un cucciolo di cane di taglia grossa. In realtà, dopo 2 anni, hanno scoperto che era un orso, svista pazzesca, che in qualche maniera ci fa capire come a volte proprio anche la vista ci inganna, diciamo così. La proprietaria ha fatto sapere di essere stata subito colpita da questo animale che aveva una fame pazzesca, incredibile, divorava frutta e verdura, ma anche spaghetti ogni giorno. E così l'animale di su ha raggiunto 114 kg e non arrestava la sua crescita. Però poi si sono accorti che era effettivamente parlando un orso. La vicenda ha colpito tutti in Cina perché è una vicenda che ha dell'incredibile, va bene? Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, utenti di YouTube. Iscrivetevi al canale Narratore Italiano, commentate. Ciao a tutti, una buona giornata a voi, ciao!